Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale e nella rubrica Il salotto sul crogiolo. Mettetevi comodi perché oggi qui ospite abbiamo Davide Masella, conosciuto sui Buonasera. Social. Correggimi se sbaglio. Buon pomeriggio. Tanto comunque lo vedranno alle 8 di mattina, sono sicuro. Conosciuto, correggimi se sbaglio, sui social anche come Il Masella. Chi è Il Masella? È uno dei massimi esponenti del TCG per eccellenza dal quale tutto ha avuto inizio, ovvero Magic the Gathering, giusto? Ti ringrazio per uno dei massimi esponenti, non mi sento tale, però insomma diciamo è tanti anni che ci lavoro e tanti anni che conosco il mondo e ci gioco, quindi ne ho fatto anche del contenuto online, ecco, sì. Poi ne parleremo, che lascerò tutti quanti i riferimenti in descrizione. Comunque, benvenuto Davide e grazie infinite per aver accettato il mio invito qui. No, grazie a te dell'invito. Partiamo immediatamente subito con la prima domanda a bruciapelo. Come ti è nata la passione per Magic the Gathering? Come è nata? Questo è un parolone. Allora, io mi ricordo, il mio ricordo nitido delle prime cose di Magic risalgono a... Vabbè, a parte da ragazzino che passavano le carte a giro fra amici, ma insomma, seria era alle superiori, quando davanti scuola c'era una fumetteria e quindi entrando in fumetteria vedevo questi signori per me che giocavano queste carte molto affascinanti, molto... parliamo di... avevo 14 anni, quindi stiamo parlando ormai di 18 anni fa, e quindi niente, si giocava tutta roba vecchio stile, ancora non era cambiato il layout, quindi... E niente, di lì rimasi abbastanza folgorato, iniziai a comprare i primi pacchetti e niente. Poi di lì abbandonato, poi ripreso, insomma tutta una sequenza di cose che poi a un certo punto mi ci hanno fatto iniziare a lavorare, prima a giocare e poi a lavorare direttamente. Quindi tu praticamente sei l'alter ego di Federic, passami il termine. Nel senso lui penso sia tutto molto più fresco, sicuramente anche che è molto più giovane di me, però sì, diciamo che diversi anni fa io stavo facendo un percorso di studi che poi ho abbandonato a 4 esami dalla fine, per la felicità dei miei, e era già un po' di tempo che avevo ripreso a giocare pseudo seriamente, nel senso semplicemente a comprare le carte, a fare qualche torneino e quant'altro con degli amici, e mi sono avventurato in questo mondo e ho deciso di mi sono reso conto che ero troppo scarso per giocare, ho detto va bene, allora continuiamo a giochicchiare ma passiamo al lato oscuro, proviamo a farne un lavoro. E quindi sì, mi sono buttato dapprima nella compravendita, poi ho espanso anche a organizzazione eventi, insomma anche lì ho avuto belle soddisfazioni e niente, l'ho affrontato un po' a 360 gradi, però da un punto di vista lavorativo, sì. Quindi imprenditoriale a tutti gli effetti. Sì. Perfetto. La seconda domanda che si lega a questo aspetto, dato che comunque ci hai parlato del fatto che hai approcciato il gioco per l'appunto da giocatore, è: qual è attualmente il tuo formato di gioco preferito? Ecco, ora io presuppongo di parlare a un pubblico informato, quindi vado direttamente con i termini tecnici. Allora, io ho iniziato a giocare con i miei amici, le prime volte siamo entrati tra di noi, quindi senza formato, però poi quando siamo entrati nella prima community siamo entrati in un posto, diciamo, dove si giocava vintage. E quello per me è stato il primo grande amore assoluto che tuttora negli anni perpetua, nonostante ormai il vintage sia, possiamo dire, praticamente purtroppo morto, perché i prezzi sono arrivati alle stelle, un formato inaccessibile e quant'altro. Quindi nel cuore il vintage, realisticamente ti direi il Legacy, che continua tuttora comunque a piacermi. Considerate che Magic si divide in formati e i formati si differenziano fra di loro essenzialmente per l'estensione temporale delle carte giocabili. Questa è la grossa differenza. Quindi partiamo dal vintage, che è il formato dove si può giocare tutto, letteralmente dal giorno 1 ad oggi, con limitazioni, ban e cose del genere relative ognuno al proprio formato. Poi c'è il Legacy, che è quello che... è quasi tutto, quindi parte, esclude le Power 9, che sono le carte quelle più vecchie, alcune carte sono delle più vecchie, sono bannate, però c'è dentro
quasi tutto, e poi pian piano si va avanti, il Modern che parte da ottava, poi hanno tirato fuori il Pioneer, e poi ovviamente ci sono i formati, diciamo, limited, che sono Draft, Sealed, e poi c'è lo Standard, che Draft, Sealed e Standard tra l'altro sono quelli che sono giocabili su MTG Arena. Per esempio su Arena c'è l'Historic, che immaginatevi sia il vintage del... perché magari tanti giocano su Arena, non hanno mai il cartaceo, visto che dopo 2 anni di pandemia Magic è cresciuto tanto. Certo. Historic è il vintage del cartaceo, quindi in Historic te giochi tutto quello che è uscito da quando è uscita Arena. Ecco, vintage è la stessa cosa però sulle carte vere. Quindi senza limitazioni di set vari. Esatto, senza limitazioni, da Alpha in poi. Quindi potete giocare volendo anche il Black Lotus in Black Lotus copia, in una copia, è limitato. Attenzione. Esatto, ci sono tante carte che sono limitate ad una copia perché eccessivamente forti, però le puoi giocare, assolutamente sì. E poi Mox, hai per caso qualche Mox in tuo possesso? A portata? Sì. Vuoi... In caso poi, no vabbè, non fa niente, poi insomma, magari... prenderemo questo concetto un po' più in là, se vorrai, magari facendoci un video dedicato, anche se ho visto che sul tuo canale già hai portato qualcosa a riguardo. Sì, ho fatto, senza staffa spam, ho fatto proprio un format dedicato più che a Magic, alle storie dietro Magic, quindi con diverse... sono partito proprio dalla storia, io e Basta l'ho raccontata, poi sono andato su vari aspetti, il gioco, il professionismo, il collezionismo, il mercato, a puntate tematiche. Quindi ho preso delle persone che raccontassero un'esperienza, più che parlare di soldi, parlare di cose, diciamo, più venali, volevo raccontare delle esperienze. Ho visto che hai preso in considerazione anche l'aspetto artistico di Magic. Abbiamo avuto ospite un artista che lavora attualmente su Magic, che è di Firenze, cioè è venuto qui uno dei più grandi collezionisti italiani, è venuto qui un ex pro player, è venuto un altro grande collezionista nonché esperto di artisti e robe del genere, insomma... ho portato un po' di ripeto, storie umane che la gente solitamente, uno dice Magic, che Magic è un mondo, dice, oh mio Dio, il gioco, le carte, milioni di anni. In realtà poi è la sintesi, il bello di Magic è che è una sintesi di esperienze a 360 gradi. È un universo con tutti i suoi piani, tutte queste cose, insomma. Sì, a livello di storia è una follia bellissima, tra l'altro purtroppo mai stata valorizzata da Wizard, ma insomma la cosa bella appunto è che è un insieme di ognuno l'ha vissuta a suo modo, perché c'è quello che gioca con gli amici da una vita e basta, c'è quello che voleva fare il competitivo, quello che colleziona, quello che mi piace non soltanto un aspetto, quindi ognuno la racconta a suo modo, no? Certo, certamente. La terza domanda che ti volevo fare già parzialmente ha ricevuto risposta, ovvero hai approcciato il mondo di Magic sotto il lato collezionistico o da giocatore, ci hai detto da giocatore, quindi sì. La domanda ulteriore che vorrei porti è la seguente: perché hai scelto proprio quello specifico settore? A livello lavorativo o a livello... scusami, non ho capito. Appena hai iniziato a giocare. Ah, appena ho iniziato a giocare, ma in realtà è quello che mi è capitato. Io allora, da bambino ho provato Pokémon come gioco, ovviamente Pokémon scoppiò quando ero bambino, quindi c'era la mania, no? La Pokémon mania mi colpì in pieno, però poi quello durò veramente poco. Sono passato da Yugi, ma anche lì mi sono presto disinnamorato perché non mi ha mai colpito molto il layout, lo stile, il gioco era un po' troppo, come posso dirlo, semplice, passatemi il termine, che poi non per forza è semplice, però ecco, quando mi approcciai a Magic e capii che c'era una profondità molto elevata da un punto di vista di gioco, soprattutto perché poi ognuno, appunto, come dicevo prima, lo gioca come gli pare, no? Tanti di noi tuttora giocano a Commander con gli amici, il Pauper, lo prendono come la serata di svago, quelli che vanno a fare tornei.
Però ecco, se uno inizia a scavare, il gioco ha una profondità mostruosa, il del building è una parte meravigliosa, insomma mi ha proprio colpito poi lo stile delle carte, tutto la lore, e più che lo conoscevo, più che mi innamoravo, ecco. Quindi, dato che comunque hai anticipato già il concetto di deck building, che è una parte fondamentale, passami il termine, correggimi se vado errato, sicuramente avrai avuto degli amori sotto il punto di vista di alcuni archetipi di mazzi. Sì. Bene, nominami cortesemente la tua personale top 3 dei mazzi che negli anni ti hanno lasciato un buon ricordo. Qual è il meccanismo che ti ha fatto innamorare di tali mazzi? Ok, allora, parto dal primo. Allora, ti nominerò sicuramente due deck vintage, perché sono diciamo quei deck che mi hanno portato a giocare in maniera un po' più seria a Magic. Cioè, quello è stato il formato, quindi da lì sono partito. E sono... Il primo si chiama Dark Bant, quindi stiamo parlando di un deck creaturoso, quindi pieno di bestie, come si suol dire, di creature, però intelligenti, creaturine, piccoline, che un deck che fa vantaggio carte con le stesse creature, che fa i suoi controllini sul board, e poi non fa altro che ogni tanto girare la creaturina, fare dei danni in faccia e ammazzare il proprio avversario in questa maniera. Però ecco, Bant, mi ricordo c'era dentro Gerarca Nobile, Cricca Vendilion, insomma un sacco di carte fighe. E poi c'era, si chiama Dark Bant, Dark perché c'era lo splash, si dice in termine tecnico, del nero, per giocare una carta specifica che per anni ha dominato tutti i meta, che era il Dark Confident, che è una creatura semplice, che però ti fa fare vantaggio carte pagando delle vite, quindi in Magic fare vantaggio carte è molto importante, perché le partite si sviluppano su più turni, molti turni. E quindi niente, quello mi piace un sacco. Secondo mazzo, sempre vintage, un altro deck che si chiama Talrand Gash, che ormai non esiste più, che è stato surclassato da un'altra creatura, questo Talrand, che era Talrand è semplicemente una creatura leggendaria che dice: ogni qualvolta giochi un istantaneo, una stregoneria, crei un 2-2 draghetto volante. Ok? E quindi il deck si sviluppava in questa maniera qui, che era un combo. Uno storm si dice in Magic, perché aveva il piano di appunto aggro con gli draghetti e queste robe qui, o se no c'era la chiusura di combo con Tendrils of Agony, che è una carta storica di Magic che attraversa gli anni, che semplicemente è una spell che dice: faccio due danni a te e io guadagno due. Però ha un'abilità che si chiama Storm, cioè viene ripetuta, va in pila tante volte quante sono le magie che sono state giocate in questo turno. Quindi se io gioco 10 magie nel mio turno, gioco quella pagando 4 mana e ti faccio 20 danni in faccia. E tu questa le prendi 20. E tu prendi 20, sì. Fantastico. Il concetto è che ti ammazzo prima che io guadagno 20. Esatto. Però aveva questo doppio game plan ed era molto complicato, pieno di carte in monocopia, da fare un sacco di preparazione. Poi c'era da stare molto attenti alle risposte dell'avversario, perché appunto, per esempio, a differenza di Yugi, c'è una forte interazione nel turno dell'avversario, perché esistono i counter, esistono i removal, esistono un sacco di situazioni, la sideboard, quindi devi preparare tutto il master plan prima di poter arrivare alla chiusura di combo, se no t'affidi ai piccioni volanti, t'affidavi ai piccioni volanti, niente di più, niente di meno. Avevi di volare e quindi andavi direttamente a picchiare. E quindi andavi direttamente in faccia, esatto. E terzo deck, cambio formato, dai, ti direi una scelta un po' particolare, che però mi sono divertito veramente come un pazzo a giocare, si chiama, oddio, il nome tecnico, giocava insomma, ora mi faccio, Scape Wish è Modern, Dio buono. Vabbè, insomma, era un deck non giocava al blu, a base di colore Jund, quindi rosso, nero e verde, giocava Veteran Explorer, che è una creaturina che quando muore tutti e due i giocatori vanno a prendere due terre base e le mettono in gioco, quindi giocava su questa cosa di fare vantaggio mana,
giocare degli scarti, delle creature grosse, dei buzzoni, insomma controllare il board con i removal, fare tutte queste cose, e poi giocavo alla chiusura con questa carta che si chiama Burning Wish, che è una sorcery a 2 che praticamente ti fa andare a prendere una sorcery nella tua sideboard a tua scelta. Quindi te usavi quella a un certo punto e poi sceglievi la spell che in quella situazione era più vantaggiosa. Che ne so, c'era una tsunami che distrugge tutte le isole in gioco, c'è quella che rimuove un tot di carte, quella che ti fa una chiusura. Insomma, era molto variabile a seconda delle situazioni, però mi sono divertito veramente tanto a giocare. Era un mazzo fuori meta, non è mai stato un tier 1, mai niente del genere, però ecco, mi divertiva vedere la gente lacrimare quando entravano quelle spell che rompevano la partita, e dicevi ma come, ma perché stai giocando sta merda che non gioca nessuno, e io godevo come un pazzo. Immagino, di più, di meno. Se magari c'è qualcuno che sta guardando questo video che si ricorda il nome di questo archetipo di deck, scrivetelo sotto nei commenti, così almeno completiamo proprio il tutto... Il quadro. Esatto, completiamo tutto il quadro. Ora, poco fa hai parlato di vintage e del fatto che servono delle carte che oramai è praticamente impossibile reperire a buon mercato, e a buon mercato si intende verso il migliaio di euro per costruire tutto quanto il mazzo, e quindi ovviamente... prendere queste carte, tipo il Black Lotus ad esempio, a 1000 euro, insomma, forse ti danno un angolino, ma neanche, della carta. Ecco, bella fotocopia, esatto. La domanda che volevo farti, collegandomi proprio a questo concetto, è: spesso si associa Magic ad un costo eccessivo per il deck building. Questo specifico concetto, a detta di ex giocatori o nuovi avventurieri che davanti questo ostacolo economico rinunciano al gioco, vieterebbe di essere competitivi se non si va a spendere necessariamente un capitale. Cosa ne pensi in merito? Allora, è un argomento veramente molto ampio, molto molto ampio. Cercherò di essere il più sintetico possibile. Perché non l'abbiamo mai detto, però... un commento che ho letto qualche tempo fa di un ex giocatore ha sintetizzato questa storia, poi sviluppo il concetto, e disse: tutti i miei più grandi rimpianti legati a Magic sono legati a quando io ho venduto le carte, ma anche a quando non le ho comprate. Cosa significa? Significa che Magic sì ha un costo molto spesso di ingresso molto elevato, ok? Soprattutto se uno vuole iniziare ora a giocare dei formati vecchi, ok? Perché le carte, per tutta una dinamica enorme, non ti sto a spiegare, che però si sintetizza in Reserved List, alcune carte hanno raggiunto dei prezzi stratosferici, ok? E stratosferici possono essere anche non 30.000 euro, 50.000 euro, 100.000 euro come il Black Lotus a seconda dell'edizione, ma ti parlo anche di 500 euro, cioè stiamo parlando comunque di 500 euro per una singola carta di 60 che devo avere nel mazzo, quindi sono tantissimi soldi. Questo sì, però ha dalla sua un concetto fondamentale che la maggior parte degli altri TGG non ha, cioè quando io spendo in Magic ho sempre e comunque una garanzia che quei soldi ci sono finché io non rivendo, ok? È veramente molto raro, se si sta investendo in determinati formati, ovviamente se parliamo di standard che ogni 2 anni ruota completamente il formato e tutto quello che hai speso lo butti, certo, via, perché poi non lo potrai più giocare. Però stiamo parlando di Eternal, quindi di Modern, quindi di Legacy, di Pioneer e Vintage, ma Vintage lasciamolo stare, ripeto. È fuori scala ormai, tant'è che appunto ti dicevo ormai è alla morte perché non è più giocabile. E il concetto e la certezza che ti dà Magic, appunto questa certezza che ti dà Magic, ti garantisce il fatto che te stai spendendo sì tanti soldi, ma li stai spendendo per un periodo
e questo periodo lo stai, questi soldi li stai utilizzando per divertirti, li stai utilizzando per giocare con gli amici, li stai utilizzando per fare uno pseudo investimento, anche se parlare di investimento su queste cifre è ridicolo a parer mio, perché gli investimenti sono altri, ma non per sminuire, perché bisogna uscire dal concetto che spendo 500 euro perché forse fra 2 anni ne vale 550. Cioè, li potevi spendere meglio quei 500 euro se quello è il tuo obiettivo. Certo. Però, esatto, cioè, il punto è questo. Io spendo magari 1000 euro, per esempio, parliamo di cifre più abbordabili, il Modern. Spendo 1000 euro per montare il mio primo mazzo Modern. Con questo ci vado al negozio a giocare, entro in una community, vado a fare dei tornei se li voglio fare, faccio tutto quello che devo fare. Poi a un certo punto però, se voglio cambiare mazzo, o continuo a investire e continuo a completare il mio kernel, quindi più carte accumulo, più mazzi potrò giocare, mettiamola in questi termini, e poi a un certo punto finisco, perché poi non è che si gioca tutto in Magic. Piano piano sì, ruota il meta, cambia il meta, ma la base, le basi rimangono quelle negli anni, ok? Quindi magari io ho speso 500 euro per le Shockland, 500 euro per tutte, no di più, 1000 euro per tutte le Fletchland, ora sto parlando di termini specifici, ma insomma, per chi sa un minimo sa, però insomma, per comprare determinate carte, una volta che io le ho tutte, io potrò affrontare qualsiasi deck del formato senza aver più quelle spese da fare. E il giorno in cui io mi sarò rotto le scatole, sì, potranno avere avuto un'oscillazione in su, un'oscillazione in giù, ma se una carta l'ho pagata 20 euro, 50 euro, 100 euro, non costerà 50 centesimi fra 2 anni, non costerà 50 centesimi fra 6 anni, fra 6 mesi, fra 2 mesi. Quindi sono soldi spesi in virtù del divertimento e in quanto tale sono ben spesi, se uno se lo può permettere, ovviamente non tutti possono, certo. E quello è il punto di partenza. Quindi... Però ecco, conosco tanta gente, per esempio, che è partita dal budget basso, si è montata i primi mazzi con quello che poteva fare, e poi piano piano, un pezzetto alla volta, ha sistemato quell'unico deck che aveva, magari facendo tornei negozio ha vinto i buoni perché ha fatto qualche risultatino, ha accumulato dei soldi, dei premi, delle robe, ha preso delle robe dal negozio. E piano piano uno implementa, sceglie magari di spendere una volta, si mette da parte 100 euro e per il mese dopo si compra quelle 3 carte che gli servivano per upgradare o per cambiare deck, o magari fa degli scambi, da indietro quelle che il suo deck ne prende da par valore delle altre carte. Insomma, è super flessibile, non per forza bisogna svenarsi all'infinito, ecco, è essenzialmente per tutti. Poi ovviamente se uno pensa di entrare in Magic e andare a giocare vintage, no proxy, cioè senza carte finte, dico bimbo, o sei figlio di un magnate, o sei un magnate, o sei un carciatore, perché se no lascia sta. Cioè, o fai di cognome Musk o Gates, oppure lascia stare. No, lascia sta. Fantastico. Cioè, lascia... Quindi arrivando e continuando sul filone del vintage, abbiamo comunque parlato di... acquisto delle carte, magari le posso mettere anche all'interno del raccoglitore, volendo, e un giorno certo. Comunque mi ritrovo un tesoretto pronto per poter essere rivenduto e magari in situazioni tragiche del tipo, adesso entriamo un po' più... Devo comprare la macchina, esatto, devo... Esatto. Mi è nato il figliolo, mio Dio, queste cose qui. Tutte queste situazioni che insomma hanno urgenza. Sai quante macchine, cucine, figlioli, cameretto ho comprato negli anni di lavoro, perché immagino, è normale, è giusto. E quindi dopo aver toccato il lato competitivo, torniamo per l'appunto a parlare di collezionismo. Si può sì. Nel 2022-2023, siamo a meno di un paio di mesi, diventare un grande collezionista di Magic? E se si può, qual è secondo te il punto di partenza, parlando di set, carte singole o altro, dal quale bisognerebbe iniziare? Allora... un grande collezionista è una parola, non te lo dico in senso maligno, cioè, ma non ha senso parlare di grande collezionista, okay? Ok? Perché Magic ha infiniti aspetti collezionistici. Per esempio, ho avuto in quel format che ti dicevo, è venuto qui un ragazzo che ha mostrato una collezione pazzesca, però tutta basata su artwork,
firme, oddities. Oddities sono tipo stampate male, tagliate male, queste cose qui. Una roba incredibile, unica. Però magari a un altro giocatore di Magic dice sì, ma a me le carte pitturate me ne frega nulla, a me degli errori stampa me ne frega nulla, io voglio la carta inglese perfetta, uscita. Quindi è super mega vago. Vuoi essere l'omega collezionista? Bene, allora collezioni ogni singola carta uscita in Magic, tutte le edizioni. Sì, però magari uno dice sì, ma a me mi interessano soltanto le foil, e te l'hai collezionato tutto regular, a me interessano soltanto gli artwork, a me interessano soltanto le promo. Le terre, cioè, quindi anche. Le terre, c'è un ragazzo, un mio amico, che lui colleziona terre base, tutte le terre base che Wizard ha stampato, lui le colleziona. E te dici, ma che senso ha? In realtà c'è delle terre, c'è la terra base, la montagna Arabian, l'unica terra base d'Arabia. Ci sono le terre Guru che costano centinaia di euro. Ci sono, hanno fatto ora le Godzilla Land, tutte quelle del Secret Lair. Cioè, ci puoi diventare completamente scemo a voler collezionare. Perdonami se ti interrompo, ma ci sono anche quelli che collezionando terre si concentrano soltanto sulle illustrazioni di John Avon, volendo. Per esempio, assolutamente. Quindi c'è una sottonicchia della nicchia, ad esempio. La nicchia della nicchia che va sull'artista, poi ci sono grandi illustratori, di paesaggi, c'è Avon che hai citato, c'è Rob Alexander, uno di quelli nuovi è appunto Mattia, il ragazzo che è venuto qui in studio, e Matteo, non Mattia, e che ha fatto tre terre base di New Capenna, sta lavorando su altra roba sempre per Magic. Insomma, anche lì poi c'è quelle collezione dinosauri, c'è quelle colleziona gli orsi, c'è quelle fa solo Secret Lair. È follia. Quindi ti dico, è fattibile? Sì, è fattibile diventare un grande collezionista per se stessi. Cioè, è fattibile arrivare a trovare un piacere estremo nel trovare la cosa che ti piace, il pezzo che ti manca per la tua collezione. Quindi, assolutamente sì. Poi si può partire a collezionare tutte le collezioni complete, però ora diventa sempre più difficile perché Wizard sta facendo questa roba che ha attirato un sacco di gente, che quindi... multiple versioni della stessa carta nel set, alternative, full art, etched, tutte queste folerature folli, però diventa un dramma ora per quelli smaniacali che volevano tutte le versioni. Quindi ti dico, sì, te le puoi fare, scegliti magari la versione che ti piace di più, che ne so, Kamigawa hanno fatto le alternative manga, e allora anime, fra virgolette, allora ti prendi solo comuni, non comuni, rare in quella versione lì, o se no ti prendi solo le versioni... Cioè, veramente, puoi affrontarlo come ti pare, è divertentissimo, ognuno lo fa a suo modo, nessuno potrà dirti che la tua è una collezione di merda, perché oggettivamente chiunque può collezionare qualsiasi cosa e c'è rispetto per tutti, cioè non c'è una brutta collezione in Magic, perché è personale. Ora che mi hai detto la collezione è personale, mi ricordo di un mio caro compagno di gioco che ad esempio collezionava gli Yaki. Kamigawa. Di Kamigawa, esatto, li ha collezionati tutti. E l'ultimo che gli mancava era appunto, per l'appunto, Ishishi Tiraspaccacchi, se non mi sbaglio, che era uno degli altri. Kikijiki Spacca Specchi? No. Spacca Specchi, esatto, Spacca Specchi, che sì. Era ha avuto anche, se non mi sbaglio, il playmat, esisteva anche il playmat. Sì, assolutamente. E lui ha praticamente tuttora una passione sfrenata per gli Haki, perché dice che sono una specie di tramutanti usciti sbagliati. Una cosa simile, quindi e vedi, ognuno gli dà l'altro. Ora hanno fatto la nuova Kamigawa ambientata nell'universo cyberpunk e c'è anche una carta che cita appunto Kikijiki, che è una storia molto figa, è stata anche carte fortissima e ultra giocata in tanti formati. Quindi per chi ha intenzione di iniziare una propria collezione personale, insomma, come già ci ha detto Davide, sceglietevi il vostro punto di riferimento e basateci. Sì, io guarda, quando mi chiedono da dove partire, dico sempre partite dalle ultime, guardate le ultime edizioni, cercate di capire che cosa sta succedendo, che cosa sono le carte, ambientatevi lì, è tutto facilmente reperibile, è tutto facilmente consultabile online, se volete un sito buono per controllare è Scryfall, voi andate lì
e c'è tutto il panel di ricerca, c'è tutto per immagini, quindi potete studiare tutto quello che vi pare. Partite da lì e piano piano esplorate, cercate, studiate, scoprite la storia, scoprite carte parallele, se sono ristampe, se sono nuove, insomma avventuratevi e scegliete la vostra strada. Ultima domanda, anzi grazie infinite per aver risposto a questa domanda, almeno abbiamo fatto un po' di chiarezza per quanto riguarda il concetto dell'iniziare a collezionare Magic the Gathering. Parlando ai nuovi giocatori, sì, qual è il tuo consiglio per farli iniziare al meglio nell'approccio con questo TCG nel modo più entusiasmante possibile? Più entusiasmante possibile, allora non c'è niente di più entusiasmante della community di Real Life. Quindi la cosa che consiglio al nuovo giocatore o chi è interessato è sempre e comunque l'approccio nel negozio. Tanto chiunque, bene o male, ha un negozio più o meno vicino. Se lo avete, andate lì, cercate di capire, di studiare, di capire che cosa giocano, tanto dovrebbero avere anche dei deck gratuiti da darvi, da farvi provare, fatevi insegnare. Quella è l'esperienza più bella, non lasciatevi demoralizzare magari dal gap di conoscenza, perché può succedere, ovviamente lì avete giocatori che giocano da un tot, non vi sentite in difficoltà, è normale, chiunque ci è passato. L'altro metodo, il più semplice secondo me, è invece MTG Arena. C'è tutto il tutorial, è molto semplice, è guidato, e poi iniziate a dare una grossa infarinatura per iniziare a capire come funziona il gioco vero e proprio. Però ecco, se mi parliamo di entusiasmante, non posso che dirti le community, perché non c'è niente di più bello del prendersi per il culo, dell'insultarsi perché una sculata un faccia a quell'altro, le opinioni sulla giocata, io avrei fatto così, avrei fatto cos'ha, questa mano la tengo, non la tengo, secondo me è meglio questa carta inside, il meta è così. Cioè, quella è la parte più bella in assoluta di Magic, senza ombra di dubbio. Quindi alzatevi e andate a giocare nelle vostre fumetterie di fiducia, che è la cosa migliore da fare. Assolutamente, proprio sì. In sintesi. Prima di salutarci, volevo invitarvi, dato che comunque abbiamo finito e svincoliamo Davide, volevo invitarvi a passare sul profilo Instagram, il canale Twitch e YouTube del nostro ospite. Per informazioni, grazie, ci mancherebbe altro, per informazioni davvero interessanti riguardanti il mondo di Magic the Gathering e per scambiare anche quattro chiacchiere in compagnia. Come sempre, vi lascerò tutti i link in descrizione. Davide, grazie infinite ancora per essere stato in nostra compagnia. Grazie a te dell'ospitalità, spero di essere stato d'aiuto, insomma. Assolutamente sì, e anche per aver condiviso con noi la tua conoscenza in materia di Magic the Gathering. Grazie infinite. Perfetto, grazie mille. Grazie a te, spero, ti auguro, insomma, un bocca al lupo per tutta l'avventura e il progetto che hai, che è meraviglioso. Grazie infinite. Mentre con voi, signori, ci vediamo in un prossimo appuntamento del Salotto sul Crogiolo, ma prima di salutarci ricordatevi di iscrivervi al canale, se ancora non lo avete fatto, di lasciare un like e di commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Noi ci vediamo al prossimo video.